shit. Guarda! No, che figata questa! Che figata! No, 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 no. Sinceramente era da tantissimo che non facevo un video così. Sono le 10:32 di notte e chiaramente non potevo non portare questo video subito. Il cubo ha appena toccato l'acqua. Perché non ho mai portato video sul cubo io personalmente? Io che di solito porto sempre video sulle teorie di Fortnite, eccetera. Perché non mi avete visto seguire tutta questa faccenda? Perché sono stato male per dei miei motivi e chiaramente lo vedrete nel video che uscirà questo pomeriggio, che spiega un po' tutta la situazione. Quindi se non siete iscritti al canale iscrivetevi e in caso contrario non perdetevi i video di sto pomeriggio, perché spiega tutta la mia assenza e cosa mi è successo in questi giorni. In ogni caso concentriamoci sul cubo, analizziamo velocemente tutto quello che è successo in modo comunque da poter avere una giusta visione. Adesso nel video che andrete a vedere ci sono io che, preso da questa super mania di voler andare a vedere cosa sta succedendo al lago, che cosa è successo, che cosa, perché il lago è diventato tutto viola, perché è diventato rimbalzoso e soprattutto le varie iterazioni tra il cubo, cioè il cubo che si è spanto per tutto il lago e che quindi ha contaminato tutto il lago, e che cosa succede se qualcuno ci passa. Quindi veramente è stata una cosa che ho fatto subito, scusate la qualità proprio senza green screen, senza niente, perché veramente ho detto facciamolo subito, proviamo subito, che non si sa mai che questi di Epic Games cambiano le robe ogni 2 secondi, non si sa mai che magari poi me lo perdo. Sono andato nel villaggio dei vichinghi ma non c'era nulla di nuovo, almeno al tempo di registrazione di questo video. Magari durante la notte, quando voi poi domani mattina, perché voi probabilmente questo video lo vedrete di mattina o di pomeriggio dopo che tornate da scuola, state vedendo questo video, probabilmente magari è successo qualcos'altro, non si sa. Però intanto andiamo a vedere tutto quello che è successo completamente in diretta, perché mentre stavo registrando quelle robe ero completamente in diretta. Lasciate un piace, condividete il video anche con i vostri amici e noi ci vediamo dopo nell'outro. Ma... no ragazzi, veramente non ho idea di cosa stia succedendo. Ora ridurrò un attimo la telecamera perché sicuramente i miei capelli a caso e tutto a caso. Però è una cosa che è successa appena adesso e non potevo aspettare prima di portarla, perché veramente è qualcosa di sensazionale. Che cos'è questa cosa? Cosa ha combinato il cubo? Cioè si sapeva che il lago sarebbe sparito, che qualcosa sarebbe successo. Adesso scusate per la webcam, adesso la sistemerò, vediamo un po' che cos'è questa roba, che cosa sta succedendo, eccetera eccetera. Guardate qua, ma guardate, ma che cos'è? Ma è strabello! Ora rompiamo per vedere se troviamo qualcosa che magari si può lanciare contro. Oh bene, delle cose esplosive, vediamo se moriamo. Vediamo un po'. Cioè veramente appena ho visto tutto ho detto no basta, devo andare assolutamente a vedere. Devo assolutamente correre a vedere. Vediamo un po'. Allora partiamo col test della granata. Ok, la granata esplode però rimbalza. Oh mio dio. Oh mio dio. Ok, a quanto pare il cubo si è trasformato in tutto il lago. Molto bene, non ci sono... E queste? Anche queste rimbalzano! Le granate appiccicose rimbalzano! Ma che cosa? Ma cos'è? Allora, vi devo dire la verità. Sicuramente il lago lo preferisco così. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma perché? Questa è l'arena. Vediamo se lanciamo l'arena. Oh mio dio. Che storie. Cioè non succede niente a dire il vero. Vediamo. Prendo danni? No, non prendo danni. Però non lo posso controllare. Cioè è incontrollabile come cosa. E rimbalzano. Rimbalzano anche loro. Ma guardate. Vediamo con questo. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. No, il lago non ti fa male. Non ti fa male, in nessun caso. E se mi attacco? Niente di strano.
strano, se devo dire la verità. Ma prendo danni se tipo mi... Eh no, ma che cavolo. Ma no! Ok, questo è un problema, perché significa che ora il lago ce lo facciamo tutto volentieri, velocemente. Non prendiamo danni, a quanto pare. Così dovrei prendere danni. No, vabbè. Non importa. E se invece lancio una di queste? Oh, shit. Guarda! No, che figata questa! Che figata! No, 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 no. Allora, cioè, veramente, queste robe... Questa cosa sta diventando stradivertente. Stradivertente. Guardate cosa succede se si fa questo. Avete visto? Perché quella va in alto e quindi anch'io vado in alto. No, 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 no. Che figata! È troppo bello, ragazzi. Cioè, basta, bisogna... In macchina, andiamo in macchina. Oh, col carrello, col carrello! Cosa succede? Aspetta un attimo. Wow, guarda che trick, yo! Questi sono i trick, guarda, guarda le acrobazie! No, sicuramente anche con la macchina ci sarà anche di più da divertirsi. Già me lo immagino. Yo, yo, guarda! No, 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 ehi, ehi. No! Non era proprio quello che volevo. Che figata! Yo. Cambia posto. Non si può ballare? No, non si può ballare. Yeehaw! Guarda che trick! No, ma un airdrop sta arrivando lì! Un airdrop sta arrivando lì! Ma cosa fa? Cosa succederà? Rimbalzerà? O si stanzierà lì? Lo scopriamo subito. E se io lancio il carrello? Ma guarda te che roba! Ma guarda te che roba! Cosa sta succedendo? Ma cos'è? Ma è divertentissima sta roba! Una delle cose più belle che abbia visto in Fortnite da tanto, tanto tempo. Però questo non rimbalza, ma non è giusto. Ma che storie sono? Ora vado a prendermi la macchina. Oh shit. Non ditemi che anche la macchina rimbalza, perché se no è veramente la cosa più divertente che abbia visto in Fortnite da tanto, 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 tanto tempo. Basta, è finita. Io i prossimi giorni li passerò qua, in questo fiume, in questo lago, finché non esce la nuova... Guarda lì! No, è sparita. Oh! È sparita. Proviamo ad aprire. Ma come si fa ad aprire quello adesso? Così. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sì, ok. Sì, insomma. Ok, ho capito. Ho capito. Perfetto. Voglio vedere se il salto è in base all'altezza. Cioè, se io sono più in alto possibile, anche il salto sarà altissimo possibile. Non lo so. Voglio proprio vedere questa cosa. E secondo me non, no. Cioè, secondo me il salto sarà normale. Anzi, potrei anche prendere danno da caduta e morire di brutto. Però vi rendete conto che bellezza se invece non prendi danno? Se non prendi danno è la cosa più divertente del mondo. Anche se non prendi danno da queste altezze. Ora... il salto è piccolo, come sempre. Ed è incontrollabile. Non si può controllare. E invece sì. Posso anche benissimo stare fermo. Andiamo un po'. Sì, sì, è invece controllabile. Ok. Che figata. Anche oggi ringraziamo la pura Fibre dell'Anstrom qua. Grazie mille se vi siete iscritti. Noi siamo già in 179.000. Cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi.
che cosa succederà al lago, perché sta diventando così, veramente ci sarà un vulcano, succederà qualcosa anche al villaggio dei vichinghi e alla base del razzo, ci sono un sacco di teorie diverse, ci sono state veramente tante teorie, me le sono perse, non ne ho portate neanche una, proprio per il discorso che sono stato male per delle cose personali, cercate di capirmi, anch'io ho una vita, anch'io ho i miei problemi e... purtroppo a volte capitano e quindi non me la sentivo di portare dei video. Vi chiedo comunque di lasciare un mi piace, di iscrivervi a questo video e di condividerlo con i vostri amici in modo che anche loro possano vedere le varie cose. Ma soprattutto per aggiornamenti live subito subito basta seguirci sulla pagina Instagram dove facciamo sempre aggiornamenti e altre cose. Quindi trovate il nome qua.